Dobbiamo correre perché adesso è il momento di conoscere il campionato di eccellenza. Invito qui sul palco subito Mario Cardone che ce lo racconta come al solito in 100 secondi. 100 secondi che permetteranno di conoscere l'andamento di questa stagione nel campionato quasi professionistico, perché molti dicono che l'eccellenza sia un campionato professionistico. Diciamo che l'appassionato del campionato di eccellenza quest'anno il giovedì sapeva due cose. Che il Siracusa se la sarebbe battuta fino all'ultimo con lo Scordia, e così è stato, e che Totò Scillufo avrebbe segnato un gol domenica, e così è stato, 35 gol stagionali. È stata una bellissima battaglia che si è conclusa al dal contresso con quel gol benedettissimo e maledettissimo che ha condannato lo Scordia, per così dire, e premiato il Siracusa. Il resto, ovvero sia la vittoria del campionato da parte del Marsala e i playoff del Mazzara, è quasi storia, perché lo Scordia ancora, certo, sta ancora è in gioco. Benissimo, grazie Mario, ci vediamo dopo per i saluti. Allora vado subito a chiamare qui sul palco colui che premierà il miglior portiere del campionato di eccellenza, Augusto Onorati, che è il presidente dell'AIAC di Trapani. Augusto Onorati, eccolo qua che ci raggiunge. Viene da Trapani, ha fatto una lunghissima strada, però non voleva assolutamente mancare a questo evento del Penalty Awards. Ciao Augusto, vieni centrale. Allora, Trapani, beh, vive anche un momento positivo, la squadra va bene in Serie B, tutto l'entourage del dilettantismo comunque va bene. Assolutamente sì, intanto vorrei dare un saluto e portare il saluto all'AIAC regionale, soprattutto con il nome di Benedetto Abisso, nostro presidente, e tutti i presidenti provinciali. Il Trapani Calcio sta andando bene, fortunatamente. Mi dispiace un po' per il Catania, però siamo in vantaggio di un punto o due punti. Va bene. E questo qua ci fa onore. E poi abbiamo tutte le squadre dei dilettanti che hanno fatto benissimo. Mi dispiace per il caro amico Nicola che non è riuscito ad andare oltre il Nardò. Però è sempre una bella soddisfazione. Si è meritato, la società si è meritata con pochissimi soldi di avere un grande allenatore e una grande squadra. E se lo dice il presidente dell'AIAC di Trapani dobbiamo crederci. Allora consegniamo la busta al presidente Augusto Onorati. Non l'aprire perché adesso chiamo qui sul palco chi sono in nomination per quanto riguarda il campionato di eccellenza. Miglior portiere. Nomination per Virgilio Vitale, Città di Siracusa, Andrea Rizzuto, Pro Favara e Giovanni Maltese, Sport Club Marsala. Ci raggiungono qui sul palco. Giovanni Maltese, Andrea Rizzuto e Virgilio Vitale. Tra poco conosceremo il nome del portiere che vince il campionato di eccellenza. Rizzuto, Virgilio, problemi con la mano, e beh, il portiere si... eccolo qua, salve, i complimenti fra di voi, Giovanni Maltese, Andrea Rizzuto, Virgilio Vitale, Città di Siracusa. Allora, devi aprire questa busta che è molto pesante perché il ruolo del portiere in eccellenza è un ruolo molto determinante. Vince per quanto riguarda la categoria eccellenza Giovanni Maltese dello Sport Club Marsala. Giovanni Maltese, consegniamolo chiaramente a Augusto la targa che la consegna, a Giovanni Maltese, eccola qui. Rimanere comunque tra i tre è sempre una cosa importante, non prendetela come una sconfitta ragazzi, tra l'altro voi avete fatto un campionato bellissimo. Consegniamo anche le targhe per quanto riguarda gli altri due nominati nella categoria portiere, Vitale e Rizzuto. Andrea Rizzuto, perfetto. Consegniamo l'altra per Virgilio Vitale. Una battuta velocissima, è stata una stagione vostra anche importante a Favara comunque, credo, no? Importantissima e molto al di là delle aspettative, perché siamo partiti con l'ambizione semplicemente di raggiungere una salvezza tranquilla e poi alla fine
abbiamo raggiunto i playoff e siamo usciti contro una signora squadra che è la San Cataldese. Certo, e tra l'altro insomma raggiungere i playoff è sempre come se avesse vinto il campionato una squadra, eh? Mentre invece voi insomma fino all'ultimo, quasi a tempo scaduto, avete portato a casa questa benedetta vittoria finale del girone. Sì, è stato un campionato bellissimo, avvincente, combattuto, ce la siamo giocati fino all'ultimo contro un ottimo Scordia, però alla fine ce l'abbiamo fatta e meno male per noi. Soddisfazione a 360 gradi. E adesso invece una battuta con lo Sporting Club Marsala, Coppa Sicilia e campionato, insomma stagione da incorniciare. Tutto quello che c'era da vincere penso che l'abbiamo vinto. Ringrazio anche al Mazzara che ci ha dato filo da torcere fino all'ultimo, al mister, complimenti, che ci ha dato lo stimolo in più per affrontare ogni gara nel miglior modo possibile. Bene, allora buon CND il prossimo anno. Complimenti ai tre concorrenti, ai tre nominati per il miglior portiere. Grazie, grazie. Abbiamo una targa ricordo per Augusto per la sua presenza qui al Penalty Awards. Augusto Onorati, presidente dell'AIEC di Palermo e di Trapani. Grazie, grazie Augusto. A presto. Un altro riconoscimento dopo la vittoria del campionato di eccellenza. Sinceramente sono contentissimo, in primis per la vittoria del campionato e della Coppa. Abbiamo, non dico eliminato tutti nel nostro girone, con le potenzialità di un grandissimo allenatore che è Rosario Pergolizzi, che presumo lo conoscete anche voi. Come gruppo, come spirito di volontà e come sacrificio io lavoro, ho un'attività, mi sono cercato, ho cercato di mettermi di nuovo in gioco dopo un anno e mezzo che ero fermo giocando pure in categoria superiore. Non c'era modo migliore di affacciarsi al CND in questo modo? Sì, la società era molto solida, i dirigenti hanno fatto un grandissimo lavoro nel fase degli acquisti anche a gennaio, prendendo anche giocatori come Giuseppe Arnone qualificati. L'unica cosa è che spero che faremo un campionato dignitoso anche in interregionale. Proseguiamo, adesso è il momento di conoscere le nomination quale miglior difensore del campionato di eccellenza ed invito qui sul palco per la premiazione, beh, un difensore, un vecchio ex difensore, adesso fa tutt'altro, anche se sempre nell'ambito sportivo, parliamo di Sergio Regalbuto. Te l'avevo detto che ti avrei premiato e ti avrei fatto premiare i difensori, perché lui giocava da difensore, l'ho anche incontrato da avversario quando giocavamo a pallone ed eravamo piccolini, ed era arcigno, mamma mia, pestava. Vecchi tempi, ricordi i vecchissimi tempi. Buonasera a tutti. Allora, editore adesso di News Sicilia, che è stato molto vicino al Penalty, noi praticamente la domenica sera in tempo reale, già alle 19, attraverso questa home page del News Sicilia, che è un giornale online, davamo tutti i risultati e so che c'è stato anche un certo seguito da parte dei vostri fedelissimi. Sì, il seguito è stato inaspettato, devo dire, perché pur sapendo che la tua organizzazione è un'organizzazione perfetta, riesci a fare da traino per qualunque tipo di iniziativa tu possa mettere in cantiere, devo dire che in effetti non mi aspettavo che il nostro tipo di pubblico, di lettore, potesse anche dedicarsi al calcio giovanile, al calcio dilettantistico, perché si sa, le grandi vetrine sono quelle che attirano di più, soprattutto il lettore del web, che è un lettore veloce, ha bisogno di sapere le cose principali che lo circondano, e purtroppo gli sport minori non sono mai considerate cose principali, mentre ho sentito ribadire più volte qui stasera, e giustamente, che occorre ricordare, tenere presente e non sottovalutare mai che quelle vetrine all'apice si raggiungono solo ed esclusivamente passando da queste basi, che sono le basi del futuro, quelle che poi proiettano le stelle del domani. È vero. Allora diamo subito la busta a Sergio Regalbuto ed io invito qui sul palco i tre nominati quale miglior difensore del campionato di eccellenza. Salgono qui sul palco Giuseppe Cocuzza, Ciriale Calcio, Angelo Balistrieri, Castelbuonese, e Francesco Bertolo del Città di Scordia. Sono tre società che si sono comportate in maniera ottimale, devo dire, in questa stagione 2014-2015. Salve, salve,
Salve. Allora cerco di ricordare, lui è Balistrieri, tu sei Bertolo e lui è Cocuzza, Ciriale. Allora, sei pronto per aprire questa busta? Allora, il premio, innanzitutto diciamo che è il premio Vincenzo Del Vecchio, dedicato a Vincenzo Del Vecchio, miglior difensore per la categoria Eccellenza, Francesco Bertolo, città di Scordia. Città di Scordia, bene. Della busta a me, grazie. Eccola qui. La consegniamo a Francesco Bertolo, ieri è andato un po' maluccio, però sicuramente vi rifarete al ritorno. Francesco Bertolo, miglior difensore per quanto riguarda il campionato di Eccellenza, grazie, rimani qui. Consegniamo anche le altre due targhe tramite Sergio Regalbuto ai due partecipanti che sono Cocuzza della Ciriale e l'altro, la scambiamo. Lui è Giuseppe Cocuzza, perfetto, benissimo, ok. Allora, una battuta velocissima, prima la facciamo con Aciriale, ai. Potevamo fare decisamente meglio, purtroppo è andata così ormai, si pensa all'anno prossimo. Benissimo, non mollate, mi raccomando, perché rappresentate anche la storia del calcio siciliano. Beh, tu sei reduce dal torneo nazionale juniores, hai fatto un campionato con la Castelbonese bellissimo ed era giusta la tua presenza qui, sei contento? Sì, molto, grazie. Adesso che farai da grande? Non si sa, dipende da quest'anno. Tra l'altro so che sei in prestito alla Castelbonese, quindi non si sa come andrà. Bertolo, hanno detto, perché sono arrivati i dati dall'AEC, che tu non hai fatto un campionato normale, hai fatto un campionato stratosferico. Cioè, ma tu ti droghi oppure sei così, che insomma ti diverti? Sì, ho fatto qualche gol in più, è andata bene. Sì. Sei contento? Sì, contentissimo. Fatto un bel campionato. Adesso mi raccomando, la partita di ritorno sarà difficile, una partita col Nardò quasi, insomma dobbiamo sperare bene, non mollate, adesso avremo anche il mister che ci dirà qualcosa. Grazie ragazzi, complimenti. Allora Sergio, anche per te una targa ricordo per la straordinaria collaborazione con News Sicilia all'interno della trasmissione Penalty, e che dirti, la prossima volta che giochi difesa qualche calcio in meno. Faremo del nostro meglio. Grazie, buonasera a tutti e complimenti a Ettore Tortorici. Grazie Sergio, grazie, gentilissimo. Francesco Bertolo, il difensore che non suda mai, sempre in controllo. Quest'anno però ci sono state tante emozioni che certe volte magari il controllo l'hanno fatto perdere. Che stagione è stata per te, Francesco? Sì, è andata bene quest'anno. Peccato che alla fine abbiamo perso il campionato. Però dai, ci rifaremo domenica per i playoff, speriamo che va bene. Allora adesso passiamo al ruolo del centrocampista ed invito qui sul palco per premiare appunto il miglior centrocampista della stagione il presidente degli arbitri siciliani, parliamo di Pippo Raciti. Buonasera presidente. Com'è stata la stagione, a parte la parentesi vittoria Paternò che non vogliamo ricordare perché sicuramente è da bocciare, però credo che poi sostanzialmente la stagione degli arbitri, questa nel campionato di eccellenza di promozione prima categoria, non sia andata malissimo. Intanto buonasera a tutti e complimenti veramente per questa bella manifestazione che è una vetrina importante per il calcio dilettantistico, quello che ci appassiona molto di più. Per quanto riguarda i campionati, sono sempre molto interessanti i campionati di promozione, eccellenza, prima categoria, perché ci sono molte province che rappresentano tante realtà diverse, Siracusa e quant'altro. E per quanto riguarda noi, cerchiamo di dare sempre un ottimo servizio a quella che è il nostro ruolo, la nostra funzione, dove mettiamo cinque caratteristiche che sono sempre la passione, la voglia di migliorarci sempre, perché alla fine lo scopo è quello di dare un servizio migliore alla federazione, questo è il nostro compito. E sicuramente ci riuscite. Consegniamo la busta a Pippo Raciti, presidente dell'AIA, e vado subito a leggere le nomination per quanto riguarda il campionato di eccellenza. Parliamo del ruolo del centrocampista. Sono in nomination Giuseppe Arnone, Sport Club Marsala, Francesco Cardia, Igea Virtus e Marco Licausi del Mazzara. Adesso tra poco scopriremo chi vince. Vengo un po' più avanti, presidente, perché tutti si imbucano da quella parte. Eccoli qui, Francesco Cardia, Arnone ed infine Licausi.
sono tutti giovani, evidentemente l'Ajax ha scelto bene perché è i giovani che devono avere giustamente questa passerella. Siamo pronti, apriamo questa busta e sveliamo subito il nome di colui che vince. Allora, miglior centrocampista categoria eccellenza vince il calciatore Marco Licausi, società Mazzara. Eccolo qui, di a me. Consegniamo a Marco Licausi la targa come miglior centrocampista della stagione 2014-2015. Grazie. Anche per Arnone, rimanete qui, anche per Arnone e Cardia, la partecipazione è già un successo. Consegniamo chiaramente ad Arnone, centrale, benissimo, e Francesco Cardia, l'altra targa. Ok, una battuta veloce con i giovani di questa categoria. Allora, Igea Virtus, Barcellona Pozzo di Cotto lo sappiamo tutti, è una grandissima realtà, avete fatto quasi un mezzo scherzo allo Scordia, non ce ne vogliono chiaramente gli amici di Scordia, ed è la dimostrazione che il calcio è sempre pulito, è sempre vero. Sì, sì, questo sì, noi abbiamo lottato fino all'ultima partita, poi pur essendo una squadra giovane abbiamo fatto un ottimo campionato classificandoci alla terza posizione. E quindi è già un successo. Arnone, è ripartito con la Castelbonese, poi ti sei trasferito a Marsala e hai vinto il campionato. Insomma, scelta migliore non poteva succedere. Certo, sono contento di aver fatto questo passo, che dire, contento di aver fatto un campionato ottimo con la vittoria del campionato e della Coppa. E adesso il prossimo anno vi aspetto un difficile campionato CND. Allora Marco, primo classificato, che dire, sei giovanissimo, potrebbe essere l'inizio di una bella carriera, no? Ma lo spero, quest'anno abbiamo fatto un grande campionato, poi purtroppo nella semifinale nazionale abbiamo perso col Nardò, tra l'altro con due pareggi, ma vedremo l'anno prossimo. E sicuramente ci sarà l'energia giusta per disputare un grande campionato. Grazie a Marco Licausi, Giuseppe Arnone e Francesco Cardia. Presidente, non vada via perché abbiamo una targa anche per lei per la sua bella partecipazione al Penalty Awards 2015. Grazie, grazie a Pippo Raciti, grazie ancora, grazie, grazie. Vincitore del premio come miglior centrocampista del campionato d'eccellenza Marco Licausi, un classe 95, questo è forse un segnale importante che il calcio siciliano forse non è così ostile verso i giovani. Sì, sì, ho vinto questo premio inaspettato, quando mi hanno chiamato mi era sembrato quasi un sogno, poi siamo arrivati qua, ho vinto e quest'anno ho fatto un buon campionato anche grazie alla fiducia che mi ha dato il mister e niente, speriamo che sia l'inizio di un buon futuro. E adesso subito conosciamo colui che premierà gli attaccanti del campionato di eccellenza. Invito qui sul palco un amico di Penalty, Franco Anastasi. Eccolo qua. Franco Anastasi che segue per il giornale Il Quotidiano della Sicilia il calcio in maniera fantastica, lui sì che lo racconta e conosce tutti, ma dico tutti quelli del calcio dilettantistico, ed è contento che sia nato un premio dedicato appunto al calcio dilettantistico. Franco Anastasi tra l'altro l'anno scorso premiato come premio stampa. Allora Franco, salve, una battuta veloce Franco, il campionato di eccellenza hai detto tutto tu. Ti conoscono tutti. No, scusa, non è vero, mi conoscono in pochi, mi conoscono soltanto telefonicamente quando faccio le interviste o nelle trasferte. Però è anche vero che insomma il calcio lo conosci, quello degli dilettantisti. Stamattina mi sono sentito con Terranova, che è la prima volta che vedo di presenza. Sì, lo seguo da tanti anni il calcio dilettantistico, lo faccio credo nel migliore dei modi possibile, almeno per quanto è la mia intenzione. Sempre con garbatezza, questa è la cosa più bella. Credo proprio di sì. Benissimo, allora ti diamo subito la busta per conoscere tra qualche istante il nome dell'attaccante che vince la categoria appunto di eccellenza. Do subito le nomination, è stata una dura, durissima battaglia, vedremo chi alla fine l'ha spuntata. Nomination per Antonino Carbonaro, Sporting Via Grande, Daniel Aleo, Giarre Calcio e Totò Scilluffo della San Cataldese.
una nomination molto ingarbugliata questa, perché qui abbiamo dei bomber tra i 20 e i 25 gol, per cui insomma è stata veramente molto difficile la scelta da parte dell'Ajax. Si tratta di tre attaccanti veramente tali, perché sono abituate sempre a fare gol. Diciamo che è un trio delle meraviglie, chi insomma ha la fortuna di averli in squadra tutti e tre insieme rischia di fare veramente il trittico come Messi, Neymar e Suarez. Allora, siamo pronti, apriamo questa busta e comunichiamo il nome di colui che vince nel ruolo dell'attaccante campionato di eccellenza, dedicato a Stefano Borgonovo. Nome importante, un bomber di razza. Esatto, alla memoria. Allora vince miglior attaccante categoria eccellenza Totò Scirlufo, San Cataldese. Complimenti, consegniamo a Totò Scirlufo la targa della partecipazione vincente in questo caso al Penalty Awards, e consegniamo anche le altre due targhe a Carbonaro e a Leo, che hanno disputato anche loro, devo dire, un campionato bellissimo. Allora Carbonaro, Sporting Via Grande, ed infine a Leo. Una battuta subito anche con il vincitore. Allora, da San Cataldo, per cui insomma non tanto vicino, però il tuo nome è arrivato forte e potente nel mondo del calcio dilettantistico. Sappiamo tutti che quando un attaccante fa belle prestazioni ma non fa gol non suona bene. Sono contentissimo e ringrazio i miei compagni, perché 35 gol stagionali non è una cosa che succede tutti i giorni, tra cui 28 in campionato, e sono molto orgoglioso di questo, e faccio comunque complimenti ai ragazzi, che penso che in eccellenza andare in doppie cifre e sfiorare 14-15 gol sia tanta roba, e quindi faccio i complimenti a loro e penso che meritino una grande squadra. Giusto, giusto. L'anno scorso sei stato vincitore, ma quest'anno anche in nomination, quindi vuol dire che sei un bomber di razza. Carbonaro. E infatti pure quest'anno mi sono confermato nei candidati dell'eccellenza. Spero di rifarlo l'anno prossimo. Magari vincendo, no? Aleo, Giarre. Beh, bella stagione, i gol non sono mancati, insomma fanno parte ormai del tuo DNA. Sì, sì, fanno parte del mio DNA, speriamo che l'anno prossimo sia come quest'anno sia. Non vogliamo neanche sapere dove sarà il prossimo anno, perché non facciamo calciomercato qui. Grazie ai nominati per quanto riguarda la categoria attaccanti. Grazie a Leo. Salutiamo tutti. Salutiamo ancora, complimenti. Mettiamoci al centro perché abbiamo una targa ricordo anche per te, per la tua partecipazione al Penalty Awards 2015, Franco Anastasi. Grazie Franco, gentilissimo, grazie ancora. Chi ha segnato e chi doveva segnare? Ha segnato Totò, 35 gol, una stagione nauseante per gli avversari, sicuramente importante per te. Ti ha reso più felice questa stagione di calcio, Totò? Nauseante per te, non per me, perché quello è un vizio che spero di non perdere mai. No, sono molto molto contento, molto soddisfatto, però tutto questo è dovuto a una grande organizzazione di squadra. Lo dedico più che altro a mio papà. Non l'ho mai fatto in vita mia, è la prima volta che lo voglio fare qui, perché mi ha insegnato ad essere prima una grande persona e poi un grande calciatore, e penso che nello sport sia la cosa più importante. Dopo naturalmente va ai miei compagni e alla San Cataldese, perché il massimo per un giocatore, per esprimersi nel migliore dei modi, sia avere la serenità, la tranquillità. Non tutte le squadre e i dilettanti ci riescono, perché capisco che le condizioni sono difficili, però quando riesce a avere serenità, stare bene nella società, un giocatore che ha le qualità riesce a esprimersi al meglio. Proseguiamo, adesso è il momento di conoscere un'altra categoria, quella degli allenatori, ed invito qui sul palco un allenatore molto bizzarro, una carriera alternata alla TV e anche al campo, Mario Vitale. Eccolo qua che ci raggiunge, Mario Vitale.
L'anno scorso ha vinto il premio come personaggio TV, adesso ti ho messo a premiare l'allenatore dell'eccellenza, guarda che è un ruolo importantissimo, tu l'hai fatto, sei stato esonerato, hai vinto campionati, sei un personaggio a 360 gradi, già l'ho detto lo scorso anno. Io ti ringrazio, che vuoi, adesso mi tocca premiare, sì, mi tocca premiare. Beh, guarda che però è una bella categoria. Consegniamo la busta a Mario Vitale, perché io chiamo subito i tre che sono in nomination quale miglior allenatore del campionato di eccellenza. Allora, sono in nomination Natale Serafino, Città di Scordia, Nicola Terranova del Mazzara e Giuseppe Anastasi della Città di Siracusa. Eccoli qui che ci stanno raggiungendo. Saliamo sul palco, gli allenatori devono essere anche loro veloci e scattanti. Si sono incontrati giustamente Natale Serafino, Scordia, Nicola Terranova del Mazzara e Giuseppe Anastasi della Città di Siracusa. Allora, vieni qui perché tra poco dovrai svelare questo nome. Allora, playoff finalissima nazionale, vincitore del campionato di eccellenza con il Città di Siracusa e vincitore dei playoff, e poi purtroppo si è andata male nella finale, nella semifinale nazionale, adesso c'hanno loro la brutta gatta da pelare, però voi non mollate, vi conosco Natale, sarà veramente molto difficile. Allora, apriamo questa busta e diamo subito il nome perché dobbiamo stringere con i tempi. Allora, vince la palma quale miglior allenatore del campionato di eccellenza, con grande merito anche per gli altri due che non lo vincono ma che sono in nomination. Giuseppe Anastasi. Giuseppe Anastasi del Città di Siracusa. Consegniamo, complimenti Giuseppe, dammi a me questa, consegniamo la targa a Giuseppe Anastasi, la consegniamo, ci vuole, consegniamola perché lui l'ha vinto il campionato alla grande. Ok, perfetto. E adesso le altre due targhe, lo stesso Mario Vitale le consegnerà a Nicola Terranova del Mazzara e a Natale Serafino del Città di Scordia. Ok, una battuta veloce, la facciamo sì, subito con Nicola. Nicola, però raggiungere la parte finale della stagione, giocandolo con un'altra squadra dall'altra parte quasi dell'Italia, fa sempre piacere, comunque è sempre una bella passerella, a prescindere dal risultato finale. Sì, a prescindere da tutto abbiamo fatto un grande campionato, ci siamo scontrati forse probabilmente con la squadra migliore che è strutturalmente già preparata per un campionato di Serie D, poi tra l'altro se avesse avuto il campo a disposizione non me ne vogliano gli amici di Marsala, probabilmente mi sarei giocato già il campionato con loro, però è andato così, già stiamo lavorando per il futuro e per un Mazzara grande. Tra l'altro so che avete una squadra giovanissima. Allora Natale, non vogliamo parlare di domenica, non vogliamo parlare neanche di quello che succederà il giorno 14, dico soltanto che comunque lo Scordia ha fatto un campionato da mettere su un piedistallo e dire anche noi quest'anno abbiamo fatto un bel calcio. Ma sicuramente abbiamo vissuto una stagione straordinaria, abbiamo lottato contro una grande squadra allenata benissimo da Giuseppe, ci abbiamo tentato fino alla fine, ce l'abbiamo fatta anche per bravura dell'avversario. E quindi questo è un onore che giustamente dobbiamo dire a Giuseppe. Giuseppe, è un'altra stagione importante a Siracusa, una piazza importante, non sappiamo neanche cosa succederà la prossima stagione, non lo vogliamo dire perché questa non è una serata da calciomercato, ma è una serata di riconoscimenti. A chi vuoi dedicare questo premio di questa bella vittoria? Ma questa vittoria la dedico sicuramente a mia moglie Sabina che è qui e ai miei figli, però volevo dire a Natale Serafino che innanzitutto hanno fatto un campionato secondo me straordinario, anche adesso che hanno i playoff, ma io conosco lui che ha il carattere di uno che non si arrende mai, quindi gli auguro veramente di fare una gran partita e nella vita e nel calcio lo sai, si possono anche ribaltare i risultati. Sarà difficile ma secondo me loro col carattere che c'ha se Natale secondo me se la giocheranno fino alla fine. Perfetto, grazie Giuseppe Anastasi, vincitore per quanto riguarda, grazie, la categoria allenatori. Perfetto, grazie, rimani qui perché ho una targa anche per Mario Vitale che è venuto a trovarci anche per questa stagione. Hai 30 secondi di tutto quello che vuoi, dopodiché devi per forza lasciare questo palco. Io lo voglio dedicare a chi? A un mio carissimo amico che è Umberto Teghini, che è stato il mio mentore
e lo dedico anche a te. Grazie, grazie, grazie a Mario Vitale, grazie. Mister Anastasi, che bella lotta è stata e quanto è stato difficile tenere insieme questo gruppo formato anche, come sappiamo, da grandissimi giocatori. No, ma guarda, tenere questo gruppo mi è venuto forse la cosa più facile, anche perché c'avevo giocatori che c'avevo da 2-3 anni, mi riferisco a quei giocatori che magari oggi non sono nominati, ma io parlo di Fabio Arena, Vincenzo Montella, Vitale, Zappalà, Pettinato e via discorrendo, D'Agosto, ma ne potrei dire continuo, potrei dire un po' tutti. Quello che secondo me ci ha dato l'arma vincente in più sono stati i giovani. Noi abbiamo avuto secondo me dei giovani importanti, a partire da Marco Palermo, Petrullo, Liistro, Santa Maria, giocatori che secondo me, no, me ne dimentico qualcuno, ma ragazzi nomino veramente quasi tutti quanti. Dico che quest'anno abbiamo fatto un miracolo, ma non per la squadra che avevamo, perché la squadra è una squadra importante, un miracolo perché arrivato a un certo punto lo Scordia ci aveva raggiunto, ci aveva anche scavalcato, quindi fare le ultime due partite Rosolini in casa San Pio secondo me non erano due partite semplici dopo la sconfitta, l'unica sconfitta che avevamo fatto a Barcellona Pozzo di Gotto.